E neanche a farlo apposta. Siamo qua, Davvero, siamo davvero. tornati. No, non c'è Già? stato un In attimo di tutto pausa. In quel realtà mondo? sì, per noi sì, ma per voi pure. Solo Perché per questo te, sarà un certo. episodio che sarà uscito la settimana dopo. E una settimana dopo ci incontriamo sempre qui. Io col train e il buon Freyr è proprio lui, Beard. Infatti, questo è un avamposto degli arenati e siamo a un'ora prima di quello che avevamo visto poi alla fine nel primo episodio, no? Esatto. Qui dobbiamo Con le nuove imboccare quindi intelligenze. in questo Avamposto degli outpost, arenati. esatto. Sto facendo un giro per vedere se ci sono delle piastrine, eh. Ehi, il GOG è venuto per civilizzarci. E Ehi, vai! siamo tutti nella stessa barca. Vogliamo solo del cibo. Beh, non abbiamo cibo. E anche se l'avessimo, non lo daremmo a voi stronzi GOG. Oh, per lei potrei darvi una fetta di bacon. Oh, bacon. Accetta, sono 6 mesi che non mangio bacon. Con No, l'accetta. grazie. Ci sono altri accampamenti in giro. Sì, qualcuno. Provate al magazzino giù al porto o allo stadio. Sempre che riusciate a superare quei luccicosi. Ma sono sicuro che voi eroi del cazzo ce la potete fare. Rimane diciamo sempre quest'odio, no, tra Arenati e COG, che poi, Sì. voglio dire, è un odio comprensibile da un certo punto di vista, perché Non sono tutte queste esattamente guerre, i sicuro. morti, no? Non è che La parola tutti quanti giusta è potevano strozzi. essere assorbiti e diventare Andiamo, un corpo abbiamo altre opzioni. militare, C'è persino un vecchio eh? Sì, ma supermercato infatti nei è pressi. uno schieramento Vediamo se c'è particolare trattore quello degli dietro. Arenati, un po' come fossero una sorta di ribelli, no? Contro. Un governo, certo. Un vero peccato che non ci sia Jack per fare a pezzi quel cancello. Mi manca quel robottino. Pistola sabbia, pistola sabbia. Ehi, non è ancora da buttare, d'accordo? Sto cercando un nuovo alimentatore. E presto sarà come nuovo. Per ora apriamo il cancello in Ah, stile vecchio. ok. Questa era una vecchia scuola. Ehi, Bird, salta su! Ti do io una spinta! Sai che ti dico? No, grazie. Buche? Ecco. No, no. The Polypus. Ah, proprio così. Ah, ok, video, pustole di splendenti. E La Madonna. anche modificati. Qualsiasi cosa fosse, era disgustosa l'ennesima potenza. Condivido. Oh, de nuova razza. Hai tentacoli, hai tentacoli. Ma fanno fuoco, fanno fuoco. Bene. Sono potenti sti splendenti del merda. Che è Benjamin, cioè Clayton con l'arco Torque. Questi sono grossi, porca puttana. Non muoiono mai. Oh, di abietto! Oh, oh, oh! È la Madonna! Spara razzi della Madonna! Ti Aia! abbietto! Oh, ce l'hai dietro! Stormblood! Ci sono debitori! Grazie! Ci sono Dove debitore! diavolo Aia! passano? Dove diavolo passano questi abietti? Guarda se esplode quella merda! Da Ok, destra, quello da laggiù destra! non moriva mai! Uso la Boltok! Uso la Boltok! Canne mozze! Esplodi! Guarda se esplode, esplodi! Mi sto sparando in Le panza! canne mozze dovrebbero togliere una cifra. Eh sì, ma non da 2 km! Non da laggiù. Aia! Non l'ho mai preso. Esplodi, merda! Oh! Devono aver cominciato i Sei morto. saldi! Mamma mia. Qua troveranno tipo la fabbrica di Klinger, porca puttana. Eh sì, perché dobbiamo arrivare allo Tiè, scontro, i suoi ricordi.
pervadono la sua mente. Pensi mai di essere già all'altro mondo? Ah, mod de flashback, forse? Okay. Anche lui? Vediamo le specialità della settimana. Boom, boom, buch. Mazzao. Dai. Ma l'hai visto in zoom, l'hammer? Toglie in botto. È cambiata la dinamica. C'ha più colpi. Ah no, sono spuntati i piselli, Noi qui abbiamo altre cose da fare. Aia, mi ha preso pieno. Buono. Hammer boost. Qua che cazzo c'è? De cecchino? No, non mi interessa. Come intendi indossarlo? Ma che sta a Dio? Indossa. De cappellino, oh, guarda. Ma che stai di no, dai. De cappellino, ma che persona che geniale. Aspetta. Spariamo allo stomaco. Vai. Col cappellino nessuno mi può battere, porca troia. Il cappellino del trash ball, poi. Esatto. Ma questo? Boh, mi dà merda. Attento, di lato, di lato! Io sto cercando di killare questo, ma... non funziona! Finito tutto. Non c'ho più... i piselli. Uno, anzi. Questo è mono... è monopene. Non so più cosa fare. Non ho veramente più nulla. Oh, io! Mi sta inseguendo un verme! Oh! Sono morto. Ma non è vero! Ah! È il verme, il verme ti insegue, scappa! Il pisello, il pisello che ti insegue, guarda, sta per terra! Verme, ma... prendilo, prendilo! Ah! Resisti, 10 non secondi. Non ho munizioni. Cioè, adesso i piselli ti inseguono. Porca zia. Oh, però sono respawnato. È meglio morire, guarda, crepa. Fullato. Sono respawnato fullato. Beh, bel team comunque, eh. Non mi dispiace. È figo, è figo. Vabbè, poi con le bait, insomma, dai. Dal Judgment che... che poi è uscito dopo, esatto. Il Judgment. Oh, chi è laggiù? Madonna! Non ho visto. Laggiù cosa? Questa merda brucia! Ah, gli arenati ci stanno dando una mano. Oh! Che cazzo è quel coso? Era quello? Tradizione. The boomer strano. Tipo un brumaschio. Oh! Tipo un bruto. Mi ha lanciato una palla di merda gialla. Aia. Guarda. Oh! Shotta. La palla di merda. Oh! No! Orco Giuda, togli una cifra. Granate. Aia. Sulle pustole. Lo lancia a rotella. Arrivano le pustole. Oh! Arrivo. No. Ma quanto cazzo toglie? Canne mozze. Cioè, è uno di quelli là. Vabbè. Oddio, oh! T'ha filzato. Ma c'è tipo le catene. Ci sembrava una catena. Grazie. Due, guarda che uscita, cazzo. Lo so male. È fortissimo. Porca puttana, è uno di quelli con lo scudo però modificati dall'emulsion. Ma che ce n'è un altro là? Ma porco due. Emulsion splendente. No, ma guarda, ecco, poi è un lanciatore nato. Fa 3 km con lancio sto stronzo. Insieme all'amico suo con i tentacoli. Ah, maledizione, granata inchiostro. Lanciafiamme. Niente.
Porca puttana, Carmine! Eccoci! Oh. Oh. Devo prendere l'Amberbust! Eh sì, per forza! Oh. Buono! Oh. Buono! Mamma mia! Comunque è bellissimo! E lo devo prendere anch'io! Stai out! Scarico però! Tutti cerchiamo di fare del nostro meglio. Madonna, che invasione, oh. Tiè. Ah, schifoso splendente. Porca troia, ma che cazzo? Ehi, non sparate! Che cazzo fa sto coglione? Gli ha sparato all'elmetto. Scusa. Ah, così proprio. Ah, scusa. Tiè. Ma che sorpresa. Salvati dagli incredibili uomini corazzati. Dovreste mostrare un po' di gratitudine. Il vostro sarcasmo è davvero monotono. Non ci fate caso. Gli hanno rubato l'orsacchiotto da piccolo. State tutti bene? The orsacchiotto. Sì, grazie per l'aiuto. Vi dobbiamo un favore. Ehi, tu sei Augustus Cole, vero? Coltrane, che ci fai da queste parti? Col cappellino! Mi sorprende che ti ricordi di me, baby. Siamo di passaggio, cerchiamo cibo. Se ne avete, lo apprezzeremo davvero molto. D'accordo, venite. Niente cibo, ma abbiamo qualcosa che potrebbe interessarvi. La figa. Volevo dire provviste. Beh, anche quello penso che in una situazione del genere. Per fortuna indosso l'elmetto. Che grande, mamma mia, fa volare. Poi Clayton, è enorme, enorme. Ha insegnato a tutti, capito? È il maestro di tutti. Ehi, siamo diretti allo stadio. C'è niente che dovremmo sapere. Coltrane, accidenti! Beh, non è vuoto. Questo potevamo immaginarlo. Diciamo che il boss non è esattamente fan dei COG. Fareste meglio a fare una deviazione. Beh, dove ci sono persone, ci sono provviste. Ehi, tu sei Coltrane. Forse sei in grado di fare qualche miracolo a Never. È ancora casa tua. È la quarta volta che questa dice: ehi, tu sei Coltrane, cioè, c'ha sì, l'Alzheimer. Sì, sì. Ecco, okay. Sì, abbiamo dei banditi sul ponte. Sì, e la nave ci passerà proprio sotto. Andiamo, nemmeno gli arenati attaccherebbero una nave da guerra. Per sicurezza, io toglierei di mezzo quella torretta. Ecco perché non verrai mai promosso. C'è un altro boom, eh? Via! Vuol dire che qua bisogna sparare, Terra santa in vista, gente! Beh, non è che avevamo fatto tanto altro. Che guarda lo stadio. Ok, femminile. The Hanover Cougar Stadium. E nel caso non lo sapessi, Baird era tifoso degli Sharks perché non ne capiva nulla. E continua ancora a lamentarsi. Trofeo All Fathers, arbitro cieco, non dico altro. Ok, stiamo per entrare. Il cancello di fuori. Vabbè, segalo. Ehi, Baird, hai una pinza? Sì, un attimo. Ecco. Ecco. Da Pulp. Difendi il ponte! Le pustole! Mira le pustole! E va bene. Te li sparo tutti! C'è il boom! Te li sparo tutti! C'è il boom! Certo! Oddio! Le pustole! Spara le cazzo di pustole! Non ce la facciamo! Aia. Dai, ma che cos'è? Vabbè! Oh! Oddio! Lancia a raffica! Siamo incastrati, troppo incastrati! Niente! È la fine! No! No! Vabbè. Mamma mia. Mamma mia. Meglio tenersi alla larga. Controlliamo lo stadio. Stiamo troppo incastrati lì.
Entriamo. Ci voleva tanto, potevi far prima. Ecco. Ottimo. The onorificenze. Chi è? Contatta gli arenati. L'uomo della partita. Cougar Stadium di Hannover. Ah, si erano rifugiati pronti. Già, quei barboni non hanno neanche fuso la sua statua. Questo sì che è rispetto. Tiè, la statua no, vabbè. Merda, sei proprio tu. Wow. Cole, che ci fai qui? Amico, non sei cambiato di una virgola. Ehi, finalmente sei tornato a casa. Non possono tenermi lontano per sempre, baby. Volevo solo vedere se è tutto come l'ho lasciato. Ehi, ti fai una birra con noi? È roba buona. Difficilmente credo che sia una birra. Ma sono ancora in servizio. Ci servono provviste. Le avete per caso? Meglio chiedere al boss. Ti possiamo portare da lei. Ho sentito che non è proprio una mia fan. Ah, ma ti ascolterà. Tu sei Coltrane. Ehi, Coltrane non si ferma mai! Ciof, ciof! Cioè, veramente un campione, ecco. Cristiano Ronaldo di Gears of War. Ecco. Cioè, sono riusciti a entrare nello stadio, non ci credo. Hanno aperto una breccia nel trombatorione. Bene, io vado su. Carmine, noi di deciso sopra. Così. Merda, Sam, occupatevi del pianterreno. Umano. Ok. Esplodi, merda! Beh, che qua sicuramente ci ricolleghiamo con Marcus. Buon umore. Forse dopo questo capitolo. Guarda cosa abbiamo. Le regole del trash ball, bellissimo. Il manuale. L'altro delle opuscolo regole. Invece era sul ritiro di Cole. Muah. Ecco. Ah, questa è proprio una cutscene. Ma Coltrane qua esplodi, te lo dico. Sto pezzo è bellissimo. Guarda quanto l'hanno fatto bene. Cioè, che FIFA in confronto. Ora non ci è arrivato a sto livello. Già, hai ragione sugli odori che non se ne vanno mai via. Il suo armadietto. Ti ricordi da campione, The Coltrane? E questo mo ricordo. Merda, Coltrane! Vuoi lasciarla a qualcun altro quella palla? Prenditi una pausa! Ma ascolta, amico, ora tocca a noi! Cougars, Cougars, alla vittoria! Fighissimo, fighissimo. Bello. Il simbolo della squadra. C'è qua. Predilente Pietro Bell, il numero 83, Cole Wallace!
d'amore. Aiuto! Uno Stalk gigante sul campo! Prendi la bomba! Guardiamo che figata sto pezzo. Guarda, guarda. Avete fatto un casino sul mio territorio sacro! Ti carico! No! Ma che cos'è? Ma che scena è? Ma bellissimo! Ta ta ta. Prende la bomba! Ti carico, merda! Non sei nessuno! Io sono col train! Push! No, non l'ha preso! Ti schivo! Guarda! Con i movimenti proprio, capito? No! Esatto, push! La piazzata! E ti è esploso addosso. Cole, tutto bene? Ah, Train è sempre in forma, baby! Quel movimento l'ho usato per la prima volta in finale contro gli Eagles. Ovviamente, quegli stronzi non esplodevano. Sei ancora bravo. Ora andiamo a parlare con la regina dei barboni. Bellissimo sto pezzo, me lo ricordavo. Carino, carino. Sovereign, a tutte le unità KR... Allora, regina dei barboni. Ci hanno attaccato. La nave è stata abbordata e abbiamo bisogno di supporto. Ripeto, siamo sotto attacco e richiediamo assistenza immediata. Oh, cavolo. Questo cambia i piani per la cena. Con la KR-70. Dobbiamo raggiungere la nave. Qui KR-70, negativo Cole. Gli splendenti stanno facendo un casino sulla Sovereign. Attendete. Ricevuto. Poi la Sovereign l'hanno chiamata, pensa un po'. Beh, come la nave di massa. Esatto. Ah, merda. No, è colpa vostra. Quelle bestiacce ci avevano lasciato in pace finché non vi siete Signora, la nostra nave è nei guai. Dobbiamo rientrare al più presto. Avete un mezzo di trasporto? Come no? Ecco le chiavi del mio yacht. Sentite, COG, siete soli. Andatevene finché siete in tempo. Presto, muoviamoci. No, chiedete aiuto. Andiamo di sotto e apriamo il cancello. Beh, non è che lei stava bene. Dobbiamo evacuare i civili. No, no, certo, sta tutta magnata. Dobbiamo arrivare al ponte. La Sovereign ci passerà sotto. D'accordo, d'accordo. Potremo prendere il controllo di quelle torrette o calarci sulla nave quando sarà sotto di noi. La teleferica che porta al ponte funziona. Sì, ma vi do un consiglio. Dimenticatevi del ponte. Ci sono degli arenati da cui è meglio tenersi alla larga. Beh, ci toccherà rischiare. Dobbiamo tornare sulla nave. Fate come volete. Per me non fa differenza. Cole, sembra che sappiano come uscire. Io pure, da questa parte. Ma ammazza, che cazzo è sto stadio? Enorme. Ammazza, poi guarda che ascensore potente. Futuristico. Oh! Sai, avremmo fatto le bustole. Meglio. Spara le bustole. Immaginavo. Subito. Dobbiamo ridurre al minimo i rischi delle bustole. E infatti. Oh, merda. Ehi, qualcuno soffre di vertigini? Non più. Amo l'altitudine. Cazzo se l'amo. Presto, linea. Questa è la nostra fermata, avanti. The teleferica. Cioè, oddio, non ci credo. Ah, beh, però yeah. No, beh, dobbiamo de barili. Barili. Oddio! Ma che scena è? Oh. Madonna mia, che scena. The Byril. No, ma questo mi prende. Stiamo arrivando. Aia. Ah no. Ok, siamo arrivati. Sono morto. Oh, già sono... Che morte inutile. Che morte inutile. Cioè, ci siamo arrivati addosso. Carmine. Oh, grazie Clayton. Aia, sono rimorto. Clayton, aia, grazie Sam. Grazie Bane. Pieno, pieno. Ma che scena è?
ci stanno invadendo. Ma si possono tagliare questi splendenti? Si possono tagliare? No, sto arrivando. Lika One. Ma quanto dura? Guarda questo, che cazzo di figata è sto coso. Questo non si fa male. E vaffanculo. No. Arrivo. Seb, ti prego. Grazie, babe. Ancora. Doia. E niente. No, vabbè, dai. Ma non può, dai, dove la combo ci ha fatto. Mamma mia, male, c'è Carmine. Oh, e questo? Ok. E questo è l'ultimo, almeno per ora. Punto di sosta. Dovevamo chiudere l'episodio, ma è troppo potente. Lo so, ci vuole un punto di sosta. Direi di lasciarci qua, un po' nel mezzo. Un po' a metà, eh? Nel mezzo, sì. Ma ci sta. La durata la dobbiamo rispettare, sennò veramente distruggiamo le sinapsi di YouTube stessa. E beh, è stato un episodio fichissimo, cioè pieno di roba. Devo ammettere, c'è, cioè, la parte di Trashball di Cole, un po' di background anche di questo personaggio che viene ampliato solo nel terzo capitolo, ma veramente figo. Bello, il flashback è carino, bell'idea. Carino. E quindi non vediamo l'ora di andare avanti. Ovviamente scriveteci nei commenti, noi stiamo portando questo gioco e questa trilogia un po' come nostalgia di quello che è stato un capolavoro che magari poche persone hanno giocato, proprio perché si trattava di una console meno diffusa rispetto magari a Sony. Parlo del mercato ovviamente italiano. E siamo contenti di poter far recuperare almeno la storia a molti di voi che non l'hanno mai vista. Ecco, questa era. Beh, effettivamente è rimasto evergreen comunque. Assolutamente. Cioè, nel senso, divertente anche col passare degli anni. Sì. Cioè, da questo sono passati 20 anni, pensate. Cioè, sì, 20 anni, 10 anni. 10 anni. 10 anni è tanto nel mondo dei videogiochi, veramente tanto. Quindi, ragazzuole e ragazzuoli, grazie ancora per aver visto questo secondo episodio di Gears of War 3. Ovviamente lasciate un commento, come abbiamo detto prima, fateci sapere la vostra opinione e mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video. Iscrivetevi al canale, ovviamente cliccando sul campanaccio, insomma le solite cose per non perdervi i video futuri, e noi ci rivediamo ad un prossimo video, un prossimo episodio, sempre qui su Parliamo Nerd. Alla prossima. Ciao ragazzi.